Buonasera cari non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisari del Keeper di questo lercio canale. Questa sera continuiamo Resident Evil 7 e il DLC dedicato a Chris, not a hero. Ok, cominciamo. Allora, nessun eroe. Questo è la storia di Chris, ma è completamente un FPS. Almeno la base è quella. Nuova partita, soldato facile veterano. Operazione La paura in agguato. Tutti pronti? Iniziamo. Ehi, tagliamo corto. Mettiamoci al lavoro, su. Beh, free non credo. Questo qui è gratuito. Not a hero è gratuito. Gli altri non credo che lo faranno. Allora, per quel che ricordo, non era facilissimo questo DLC. Ok, questo riprende esattamente dopo il finale. Positivo, Ethan Winters è al sicuro. Sto bene, nonostante tutto. È Lucas Baker? È l'unico che può condurci alla Connections. È il prossimo sulla lista. Io ricordo che c'entrava anche il discorso della purificazione dell'aria. Aria contaminata o cose del genere. Bene, sono nella miniera. Il segnale è stabile. Ti sento forte e chiaro, Chris. Sembra che Lucas usi la miniera come nascondiglio. Ma la prima unità ha perso i contatti prima di poterci dire altro. Quanti ne abbiamo persi? Tre dei migliori. L'ultimo segnale veniva da un laboratorio più avanti. Dovresti andare a controllare. Roger. Ovviamente. Posso sferrare un pugno mentre il nemico sta barcollando. Questa cosa non me la ricordavo. E beh, con lui i pugni. Anche se qui è più mingherlino, però vabbè. Un'idea su cosa Lucas combini qui sotto? Stiamo ancora analizzando i dati, ma sembra che conduca esperimenti con un mutamicete di tipo E. Spero che quei soldati non siano stati usati come cavie. Perché mi è sembrato di sentire Lisa Trevor? Cioè le allucinazioni. Granata. Sto praticamente Doom con Chris. Praticamente.
poche parole. Beh, diciamo che no. L'idea di rilevare l'Umbrella come qualcosa di buono è anche carina, devo dirlo. Ti porto fuori da qui. Lasciami. È troppo tardi. Ora ce ne andiamo tutti. Indovino. Non se ne andrà nessuno. Io non lo farei se fossi in te. Puoi provare a toglierlo, ma ti consiglio di non farlo. Il mio dito potrebbe scivolare. Fermo! Oops. Facciamo così, Alex. Tu smetti di seguirmi e io non ti farò saltare quella testolina. Oh, e lo stesso vale anche per i tuoi amichetti. Adios. Muchachos. Guarda. Rilevo spore aerodisperse. È il mutamicete di tipo E. La tua maschera passerà in modalità respiratori. Tieni d'occhio la tua riserva di ossigeno. Infatti questa cosa me la ricordavo. Devo sbrigarmi di andare via perché altrimenti vengo infettato. Il tuo ossigeno è al 50%. Ricorda la tua riserva d'ossigeno. Eh sì, non so dove devo andare. Ah. Sembra che tu non sia stato contaminato. Torna indietro e fatti disattivare quella bomba. Non c'è tempo. Faremmo il gioco di quel bastardo. Ricevuto. Ma fai attenzione. Di cos'è che ho appena preso? Sì, infatti non si vedeva niente. Cos'è che ho preso? Autoiniettore medico. Inietto una medicina d'azione rapida che consente di recuperare in parte la salute. Ah, ok, sarebbero le cose, le soluzioni mediche. Ma devi dirmelo ogni volta? Guarda che so leggere. Chris, abbiamo finito di analizzare i dati che abbiamo ottenuto. Come credevamo, quel bastardo mandava rapporti sulle condizioni di Ivy alla Connections. Trovalo e portalo qui. Non deve accadere di nuovo. Sicura che non vogliate reclutarlo? Chris, ne abbiamo già parlato. Avete convinto la BSA? Altrimenti io non sarei qui. Ma sarà dura abituarsi a lavorare per la Umbrella. So che deve essere difficile, e a dire il vero, molti dei membri sono con noi sin da prima che fossimo incorporati come GMB. Quel che ne è rimasto è solo il nome. Concentriamoci sulla missione, ora continueremo questa conversazione quando torni. Okay? Sto pezzo me lo ricordo. Sto pezzo era enorme. E qui dovevo fare un sacco di cose e venivo attaccato di continuo. Baule per oggetti e salvataggi, io direi di salvare. Magari non serve, ma quelli sono i miei vecchi dati. Ci ho messo un'ora e mezza a finire la prima volta. Buonasera Reika, sempre gentile a passare. Ragazzi, fate un salto anche sul canale di Reika, mi raccomando. Vabbè, non c'ho niente da posare, quindi. Aspetta, c'era qualcosa. Tom Sammer. Ah beh, sì, mi sembra con l'arma segreta che ho sbloccato. Ma abbastanza bene. Ho appena fatto il DLC dell'escape room e adesso sto facendo questo. Quello dove usi Chris. Capire qua amici. L'ho salvato? Sì. Ho salvato? Oddio, mi sta venendo il dubbio. Ho salvato? Sì, sì, i salvataggi sono due, quindi ho salvato. Allora, ciao Ivan, grazie che sei passato.
Buonanotte. Tutto va bene, per mezzanotte e mezza dovremmo aver finito. Io l'ho finito solo una volta sto DLC, quindi non mi ricordo nulla. Se non sono già morto è già un miracolo. Chiusa chiave. No. Ecco, anche sto pezzo me lo ricordavo. Mandavano richiesto filtro ad altra protezione. No, allora non devo andare di qua. Dio, aiuto. Quindi devo andare dall'altra parte. Sì, Lucas stava in combutta con la Connections, con Mia e tutti i cazzi e mazzi, perché gli forniva i dati. La cosa che non capisco è se Lucas fosse d'accordo ancora prima che arrivasse Ivy o no. Questo non l'ho ancora capito. O non me lo ricordo, quantomeno. Ok, quindi credo che dovrò andare prima di qua, perché mi serve il filtro ad alto potenziale. Sei ancora vivo? Redfield. Tranquillo. Provo come aprire la porta e ti tiro fuori. E puntualmente ogni volta che dici così qualcuno muore. Portassi un po' sfiga, figlio mio. Scusate. Pezzo con la miniera. E qui mi attaccava un ciccione, me lo ricordo. Anche se non ricordo quando di preciso. Chi è? E buon compleanno. E boom! C'è ancora qualcuno che è ancora vivo? Come fai a muoverti? Non c'è più neanche un singolo arto. Cioè, te muovi veramente col pensiero. Ti prego, non ricominciare. Ok, quelli si sono palesemente glitchati. Io, ma quanti so? E tac. Finiti? No, c'è ancora qualcuno. Questo ancora è vivo, porca miseria. Ah, le gambe fanno arrabbiare, eh. Però io non ricordavo che le armi di Chris fossero così forti. Se l'avessi avute prima ste armi. Tu qua mi spieghi chi cazzo è stato, eh? Cioè, questa è palesemente una trollata. Qualcuno che mi vuole prendere per il culo. Questa sicuramente la apro.
Ah, non si apre con quella chiave lì su. Ok. Qui giù che cosa c'è? Ingranaggio, quindi la manovella da sola non bastava. Ci voleva anche l'ingranaggio. Qualcosa qua, munizioni. Sì, munizioni pistola. Quando si dice che sei un pistola? Automedico. Quindi devo usare prima questa e poi questa. Okay. Ecco il ciccione, infatti, me lo ricordavo. Però mi sa che non è da solo. Io sento altri versi. Capirai, capitano ovvio, si rigenera e quindi non lo posso uccidere. Come ti è venuto in mente una cosa del genere, Mid? Anzi no, guarda, facciamo una cosa, non voglio saperlo. Mi sa che devo semplicemente prendere la chiave e andarmene. Aia, che botta! Così non va. No, questa è la chiave della cella, non di qua. Madonna, come quanto posso aver sculato. E quindi qua ci devo tornare. Se quella porta non si apre. Tutto finito. È quello che vuole farti credere. Sono un'esca e tu ci sei cascato. Cosa? Oh merda! La mia maschera. Prendi il filtro. Presto! Ma morirai! No, io sono morto comunque. Ha ragione, Chris. Praticamente sono venuto qui per far morire quello, in poche parole. Adesso posso andare dall'altra parte.
il bastardo tra le mani. Ricorda che ci serve vivo, Chris. Certo, certo. Magari lo strapazzo soltanto un pochino, dai. Ecco, questa parte ricordo che mi mise un po' in difficoltà. Forse perché era un po' labirintosa. Era labirintosa e ci stavano i nemici. E nemmeno pochi. Sì, se mi fa passare. Mi pare che devo nascondermi per non. Questi sono chiaramente qui per farmi nascondere. Moneta antica, ci devo fare la moneta antica con lui. Sto semplicemente andando avanti e mi sto anche perdendo. Sono venuto a fare qui. Granata incendiaria. Munizioni fucile. Dispositivo di visione notturna. Questo dispositivo integra la funzionalità di visione notturna dell'ombrella. Il dispositivo consente all'utente di vedere anche in condizioni di luce non ottimali. Grazie a un sistema di amplificazione della luce, permette inoltre di vedere i fasci di luce, come ad esempio i raggi infrarossi, che normalmente non è possibile di vedere. Ok. Sì, e dov'è questo dispositivo? Munizioni Ramrod. Con quei proiettili eliminerai i nuovi micomorfi bianchi. Bene. Munizioni anti-rigenerazione. Proiettili ad azione rapida che impediscono la rigenerazione cellulare, progettati per combattere le armi biologiche con struttura fungina. Queste munizioni rilasciano all'impatto una tossina in grado di distruggere le membrane cellulari e impedirne la nascita. Questa non casualmente le trovo qui, ma proprio che caso, eh? Eccolo qua, dispositivo di visione notturna. Da queste parti comunque c'è il fucile. Entrerà in funzione automaticamente. Comunque ho preso delle cartucce per il fucile. Il fine che il fucile da qualche parte sta qua. Merda. Scendere, immagino. Ah,
Hanno un ordine questi cosi? Mi sa di sì. Visto che non sto concludendo niente, immagino che ci sia un ordine. Ah, eccolo va. Basso, alto, basso. Cioè, da. È il contrario. Alto, basso, alto. No. Oh, niente, c'è l'intuzio, sono proprio tonto. C'ho scritto proprio Giocondo sulla fronte. Che cacchio so, i facehugger. Spara. Senza possono rompere, meno male che in un modo o nell'altro me la so cavata. L'altro ho preso un oggetto che non ho capito che cos'era. Neuronale. Colpite? Sì. Poi mi sarebbe sapere chi cazzo l'ha messa qua sta roba, vabbè. Non ho risolto molto però. Cioè, questa comunque è una porta che rimane chiusa, quindi vuol dire che ho mancato qualcosa? O ho mancato qualcosa, oppure questa cosa che ho preso mi serve per qualcos'altro. Cioè, ho preso il filtro per la visione notturna. Forse
qui c'è qua, forse qui c'è un'altra porta dove possiamo andare. Di queste era una la porta da cui venivo, credo, no? Ecco che servono le monete. Qua? Ok, esatto, qui mi fa vedere i laser, quindi qui non c'ero ancora andato. Che poi teoricamente se uno qui sapesse le posizioni, io per poco non mi prende. Sapesse le posizioni potrebbe anche andarci subito in teoria. Ovviamente, chiuso che era dall'altro lato, figuriamoci. Ah. No, l'ho finito. Tutto sommato non mi è dispiaciuto, certo. Non è che rimanga particolarmente impresso, però. Allora, qui c'è un lavoro da fare con i carrelli. Questo va spinto di qua. Così. Questo così. Rimane fuori questo carrello, però. Cosa qua sotto? No, allora perché me l'ha fatto togliere? Una cosa completamente inutile. E da dove vengo, mi sa, eh? No. Ok, mi sto confondendo con le strade. Questa è una parte chiusa. No, io vengo da qua. Quindi si stava andando bene, è lì che devo andare. Continuo a non capire gli altri a che sono serviti. Vabbè, poi niente. Chiusa. Allora, ok, avevo visto giusto, era da qui che venivo. C'è quella porta chiusa. Quindi io vengo da qua. Di conseguenza la mia direzione, questo me lo fa ancora rispostare. E non serve a niente. Gli altri non li posso rispostare, però questi sono rimangono qua bloccati. Qui
Qui mi pare che non c'è niente. Dovevo andare lì dietro. Questa più di cianfrusaglie. Da qua io ci vengo. Questa è una porta chiusa. Devo andare di là. Ah, di qua che devo andare. Devo andare prima di qua. Sei fortunato che non t'ho visto in tempo. Sto anche finendo le munizioni. Mi avete lasciato senza munizioni. Munizioni fucile. Munizioni fucile e non mi state dando il fucile. Guardate se non l'ho mancato, eh.